Lunedì 23 maggio, nella sede del Palazzo delle Federazioni a Roma, ha avuto luogo la conferenza stampa per la presentazione della squadra olimpica di tiro a volo, che sarà impegnata nei Giochi Olimpici di Rio 2016 dal 7 al 13 agosto. La rosa dei 9 atleti presentati uno ad uno durante la conferenza stampa è composta da Giovanni Pellielo, Massimo Fabrizi, Jessica Rossi per il trap, Luigi Agostino Lodde, Gabriele Rossetti, Chiara Cainero, Diana Bacosi per lo skit, Marco Innocenti e Antonino Barillà per il double trap. Da quando è cominciato il quadriennio olimpico che stiamo preparando questo importante appuntamento. Poi con la conquista della carta olimpica nel 2014 diciamo è diventato tutto realtà e quindi stiamo ancora più intensificando la preparazione. Antonino Barillà, facente parte non solo della squadra olimpica ma anche di quella della Marina Militare insieme ad Alessandro Chianese, sua eventuale riserva. La Marina mi dà una mano importantissima, un aiuto importantissimo perché mi fornisce tutto quello che, di cui io ho bisogno e necessito per gli allenamenti tecnici sul campo. Sarà il debutto alle Olimpiadi per l'atleta tiratore Antonino Barillà, vice campione del mondo a Granada nel 2014 e oro nella Coppa del Mondo di Larnaca nel 2015. La tensione c'è, ma bisogna gestirla e sentirla nella giusta maniera, ecco. Quindi senza preoccupazioni andiamo lì consapevoli del lavoro che sto facendo, che stiamo facendo tutti quanti insieme, perché è il lavoro della squadra che conta. A fare da padrino alla conferenza stampa è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò, accompagnato dal segretario generale Roberto Fabricini. A dare manforte ai propri ragazzi non poteva mancare il presidente della FITAV, senatore Luciano Rossi.